Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. Ragazzi, vi invito ad andare a guardare il ritorno di Bat Ciccio, perché è una serie da non perdere. In più vi ringrazio sempre per tutti i like che state lasciando sotto ogni video. Ragazzi, deck che vince non si cambia, quindi noi stiamo sempre giocando con questo deck qua. Devo dire che comunque il deck vi piace tantissimo, perché per l'appunto non ci sono le leggendarie. Allora vi dico, purtroppo non ho soldi su PayPal, assolutamente 000, perché se no sarei andato a comprare la principessa e l'avrei portata di livello 5. Purtroppo non ho questa opportunità, quindi non mi vado a far problemi e non shoppo. Andiamo avanti, cerchiamo di fare le nostre tre belle partitozze. Vi ripeto, finché non ho voglia, finché non ho tempo, finché non mi sento bene, non scalerò da solo. Tant'è vero che però, se io mi impegno con voi, preferisco scalare insieme a voi e farvi vedere tutti i miglioramenti che faccio per l'appunto insieme a voi. Voi qua mi direte, certo sei un bel po' pazzo perché potevi sicuramente giocartela in maniera differente. Sono d'accordo con voi, non lo metto assolutamente in dubbio. Ce ne andiamo per di qua. Butto anche gli scheletrini. Sono costretto a buttare assolutamente il mega sgherro, perché come potete vedere siamo abbastanza in difficoltà. Come potete vedere, beh, che oltre che siamo contro un Nova, quindi sapete benissimo che i Nova sono molto molto forti. I Nova danno un sacco di problemi. E va bene, già storie già viste e riviste. Il Baby Dragon mi sarebbe assolutamente assolutamente utile, infatti spero che faccia in tempo a togliermi un po' di tutte queste persone qua. Ci stiamo riuscendo. Lui ovviamente ha quelli là, sperando che loro... esattamente così ti volevo, esattamente così ti volevo. Allora, se siamo leggermente fortunati, riusciamo a fare delle hit importanti anche alla mongolfiera. Non so se ce l'abbiamo fatta. Non so se ce l'abbiamo fatta. Non lo so. Ragazzi, è una partita molto, molto, molto complicata. Almeno a parer mio. Non ho iniziato bene, assolutamente. Non ho assolutamente iniziato bene. Lui ha la principessa che comunque mi dà molti problemi. Questo ormai ce ne siamo accorti. Quindi andiamo a buttare il Baby Dragon, che l'importante per l'appunto è che mi tolga quella rottura di palle. Usiamo quella, così ci dà un'ottima mano. Siamo riusciti comunque ad andare in hit. Siamo in overtime. Credo che comunque siamo riusciti a giocarcela molto bene, secondo me. Anche perché, come potete vedere, abbiamo trovato una superiorità che prima non avevamo. Non vado a procedere a togliere... mamma mia, perfetto ragazzi. Perfetto, perfetto, perfetto. Buttiamo ancora una fornace in più come difesa. Andiamoci ovviamente a difendere dalla mongolfiera, che assolutamente non può e non deve riuscire a fare nulla. Quindi un bel GG per il momento. Ci sta. Baby Dragon che mi va a colpire per di là. E ragazzi, bella partita. Sono molto soddisfatto. Devo essere sincero, sono molto soddisfatto, perché siamo riusciti comunque a riprenderci molto molto bene, dato che all'inizio appunto abbiamo avuto un po' di problemi. Andiamo avanti. Seconda partita di oggi. Come prima abbiamo battuto un livello 11 molto forte, che poi tra l'altro faceva parte dei Nova. Potremmo anche utilizzare l'attacco principale nostro dove fosse necessario, però lui sta girando il deck probabilmente a quello col domatore o comunque qualcosa di simile. Facendo così sicuramente noi ci andiamo a prendere un vantaggio sicuro al 100%. Come potete vedere, gli abbiamo tolto anche il domatore. Io per il momento, guarda, voglio esagerare, perché secondo i miei calcoli lui sta utilizzando tantissimo elisir con carte molto molto piccole. Quindi io sono sicuro che questa mongolfiera arriverà in hit e farà un sacco di danni. Lui ha un deck veramente, veramente, veramente uno di quei deck che se riesce a prenderti il sopravvento
ti fa dei danni pressoché imbarazzanti. Anche è vero che lui c'ha il moschettiere di livello 9, perché comunque sta sotto. Però è anche vero che è uno di quei deck molto, molto, molto fastidiosi. Io direi che potremmo subire un minimo di danni. Vi spiego anche il perché. Perché comunque cioè, non posso andare a difendere troppo quello che, cioè, quello che vi voglio far capire io. Non posso. Quindi io farei anche così da togliermi il moschettiere. Come potete vedere, Mega Sgherro è andato in hit su torre. Non ha fatto in tempo. Il Golem di ghiaccio era una carta che utilizzavo tantissimo, anch'io se vi ricordate, nei tempi passati. La utilizzavo tantissimo e credo che sia una carta eccezionale. Vi devo dire, rispetto a quello di prima, anche se questo c'è il livello 12 della torre, quello di prima era molto più forte, almeno secondo me. Almeno secondo me era molto molto più forte. E si è visto anche dal tipo di giocata che ci ha proposto. Quindi andiamoci a fare 3 stelle, 3 corone, 3 di quello che vi pare. Ah, tra l'altro prima o poi riporterò anche Clash of Clans che l'ho lasciato FK per un po'. Quindi, seconda vittoria. E siamo al grado maestro 2. Bene, molto molto bene. L'altra volta non mi ricordo che grado è arrivato. Mi sembra maestro 3, mi sembra. Mi sembra maestro 3. Comunque direi che non è assolutamente male. Andiamoci a fare l'ultima partita di oggi, anche se sta avvenendo un video abbastanza veloce, perché comunque i combattimenti ci sta. Poi non lo so, stiamo a 6 minuti, a 7 minuti. Posso attaccare con la combo principale. Di difesa ho pressoché quasi niente. Lui non mi caccia niente, quindi è un cacacazzi. Buttiamo noi, guadagniamo uno di Elisir in più. Ci sta assolutamente il bocciatore, che però non è una carta che può fermare la mia mongolfiera. Posso e devo utilizzare quella carta lì. Vediamo, rimango un attimo in attesa perché... Ok, mi ha giocato benissimo, inutile dirlo, ci sta. Si è fatto prendere qualche hit, ma ripeto, ci sta comunque sti cavoli. Qua partiamo un pochino più aggressivi. Adesso, tutti andranno a combattersi a vicenda. E Scheletrini sicuramente li ha sbagliati. Va bene anche la Fulmine, che comunque gli ha portato via tanto Elisir. Quindi noi siamo riusciti in qualche modo ad andarcene sopra di Elisir. E a noi questo va bene. Se tiro la fornace, so di beccarmi la fulmine sotto torre. Lo so perfettamente. Però, però, c'è sempre di mezzo un però. Possiamo giocarcela un attimo strano. Ce la possiamo giocare un attimo strano. Lui dovrebbe arrivare sotto torre. Invece no, mi ha fatto una mossa molto intelligente, secondo il mio avviso. Ricordiamoci che lui ha sempre diverse carte che a noi danno molto fastidio. Vi ricordo che ha anche la Tornado. Guardate quanto è buono quel Baby Dragon che ci è andato fino a sotto torre. È stato spettacolare quel Baby Dragon. Quindi noi andiamo a pulire la zona facendo così. Abbiamo giocato stra bene. Quindi sono molto contento della nostra difesa. Sono molto contento del nostro attacco. Mongolfiera che parte dietro. Baby Dragon che va a supportare qualsiasi cosa lui possa decidere di buttare. Non è assolutamente un problema quella là tirata là. Tant'è vero che noi riusciamo a vincere anche questa partita, che a mio avviso è stata molto piacevole. Signori, sono contento perché sto ritornando a parlare bene, a intrattenere bene. Quindi, signori, 3 belle partite vinte. 5.254 trofei per noi.
Siamo tornati a Maestro 3, quindi GG per C. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, al vostro Twitch numero 89. Signori, con la maglietta di Bud Spencer, io vi saluto, vi ricordo di andare a guardare le altre serie, non ve ne pentirete, lo sapete che non vi dico le cazzate. Vi voglio un sacco di bene. Ciao ciao ragazzi.